Mamma mia, e mamma mia, così di botto senza senso, sorpresona, è successo un qualcosa di incredibile, di clamoroso riguardo sulla Juventus, su un giocatore ben specifico che era in uscita, che normalmente era in uscita, si doveva trovare una soluzione per lui e sono esattamente le 10:48 del primo settembre, che oggi è l'ultimo giorno di calciomercato, e proprio poco fa, per le 10:30, ho letto la notiziona. Pa, 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 pa. Bellissima! Chi se l'aspettava? Così è arrivata, boom! È arrivata così! È ufficiale! Come ho detto, sono esattamente le 10:40, 10:49, per le 10:30 ho letto la notizia. È ufficiale! È ufficiale! È ufficiale! Finalmente! Ma finalmente! Ma finalmente! Ciao ciao! Ciao ciao. Ciao ciao. Artur Melo nel pomeriggio effettuerà le visite mediche. Ma comunque, Artur in prestito secco al Liverpool. Mamma mia, che felicità. Mamma mia, arriva bene. Quanto ti amo, dirigenza della Juve, veramente gran capolavoro, gran capolavoro, gran colpaccio. È un colpaccio aver mandato via Arthur, sinceramente. È un colpaccio. Prestito secco, ce lo auguriamo tutti che vada a fare una bella stagione. Me lo auguro con tutto il cuore che vada a fare proprio una bellissima stagione lì a Liverpool e che venga preso, ok? Preso, se come che venga in fin dei conti fatta un'offerta. Già ci godiamo, metto in complessivo per tutti noi juventini, perché non credo proprio che ci sia qualche juventino che avrebbe voluto la permanenza di Arthur. Di certo, ragazzuoli, Arthur, a parere mio personale, è un giocatore forte. È un giocatore forte, non è riuscito a trovarsi, non è riuscito a dare il suo di potenziale alla Juventus per gli infortuni, non si è trovato, diciamo, non si è trovato nell'ambiente giusto. Ma attenzione, l'ha chiamato Klopp, è stato preso dal Liverpool, non dal Valencia, dal Liverpool, non credo, non credo, non ci credo, non ci credo che è stato preso solo così per fare. Assolutamente no. Assolutamente no. Ho detto che spero vada a fare una bella stagione, ma io sono fiducioso che con Klopp andrà a fare una bella stagione. E ve lo sto dicendo dalle 10:51 del primo settembre. Secondo me, questo ragazzo, chiamiamo così, andrà a fare una bella stagione a Liverpool. E di certo seguirò anche più volte, se ce la farò, il Liverpool, perché sono pienamente curioso per quel che and cosa andrà a fare Arthur Melo. Ma rimane veramente il colpaccio in uscita. Aver mandato Arthur è veramente un qualcosa di incredibile. È veramente qualcosa di incredibile. Una felicità immensa per tutti noi juventini. In primis parlo di me. Comunque, sì, per tutti noi juventini, sono veramente contento. Nella mia idea, stamattina ho detto, dai Younes, vai a fare le pagelle e poi parli anche nelle pagelle di Paredes, perché parlerò un po' di Paredes nel video delle pagelle. E no, accendo il computer, tac tac tac, 13:30, vedo Nicolò Schira, Arthur in prestito, poi dopo poco vedo Gianluca Di Marzio e impazzisco dalla felicità, mi metto a posto, tac tac, dai Younes, registra questo fottuto video, eccolo qua registrato. Mamma mia, che felicità, ragazzoni.
Contentissimo. Dai, fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Di certo, che opinione, cioè, anzi, cosa che opinione? Sì, ditemi così la vostra opinione nei commenti. Nonostante, come ben sappiamo, è arrivato così di botto. Così di botto. Né è arrivata un'offerta, né così, né di là, né di là. Tac, preso secco. Contentissimo, veramente. Contentissimo. Come ho detto, io sono fiducioso che farà una bella stagione. Con Klopp, perché non credo che Klopp lo ripeto per l'ennesima volta, non è che l'abbiano preso così per fare, perché ha delle potenzialità. Di certo Arturo ha delle potenzialità e si vede per quel che ha fatto a Barcellona. E di certo un ambiente veramente ottimo come la Premier League per Arturo. Ripeto, per l'ennesima volta, gli auguro una bellissima stagione e che non torni più alla Juventus. Che faccia una bellissima stratosferica stagione, non mi interessa affatto. Non mi interessa affatto, di certo non lo voglio più rivedere alla Juventus. Poi, piano piano, ci sarà pure il turno di Adrien Rabiot, Alexandre. Di certo, Rabiot sta facendo pur bene adesso. Ma dai, piano piano, comunque, contenti e felici per la cessione, sì, per aver cacciato Arthur almeno fino alla fine, per tutta la stagione. Poi vedremo che accadrà, ovviamente, speriamo tutti che non torni mai più alla Juventus. E niente, ripeto per l'ennesima volta, gli auguro tutto il bene ad Arthur, che gli auguro una bella stagione, di fare una bella stagione al Liverpool, l'ho ripetuto 6777 volte, e gli mando un grandissimo saluto e un grandissimo abbraccio, aspetto la vostra di opinione nei commenti, e finalmente, ma finalmente, ma finalmente, e ci becchiamo per il prossimo video con le pagelle. E non solo, perché parleremo anche un po' di calciomercato, per quel che è successo, di Paredes e calmi. Cioè, calmi. Comunque parlerò anche di Paredes nel video lì delle pagelle. Poi di certo auguro tutto il meglio a Rovella, ma vi dirò un po' la mia, nonostante ne ho già parlato anche quando ho presentato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Ma comunque con le pagelle ne parlerò un po' più chiaramente, che di certo in serata dovrebbe uscire il video delle pagelle. Dai, vi mando un grandissimo saluto. E un grandissimo abbraccio e ci becchiamo al prossimo video. Grande Arthur, grande Klopp, ti amo, arriva bene, grande dirigenza, ultimo giorno, mandato via Arthur Melò. Ciao ciao e alla prossima. Mamma mia, contentissimo.